Bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B2 Square Gaming. Come al solito qui il vostro Fra ed è con Giorgino. Sta dicendo le Destiny ed è... No, grazie a Dio no. Dai, usa, sta console succederà al finimondo. Oppure se Windows si blocca. Lei non dovrebbe essere qui. Oh cazzo, no. Stai manzo, stai giù, cazzo. Ma mi ha già sgamato, ha detto lei non dovrebbe essere qui. Che cazzo è? Come pensavo, che peccato. Che cazzo vuole questo stronzo? Sta guardando il cadavere. Perché che peccato? Tanto l'avresti ucciso tu. Secondo te devo ammazzarlo? Senti, guarda la mappa dove devi andare. È riservata e so che lei è qui. C'è la mappa? Ma sempre lì. Devo andare ad attivare qualcosa, solo che lui... Non vado da nessuna parte. Farebbe prima a farsi vedere. Ti ha visto? Mi ha visto? Sì. E ora, dov'ero rimasto? Scomparso, no? Si è fermato, stai fermo. Sta. Cosa fa? A parte che. Facciamo una prova. Al massimo viene fuori un fail. Facciamo una prova. Asperagni. Ma sta scappando. Ah, no, sempre là. Vuoi che gli prova a sparare, vediamo se arriva l'alien che ci puppa. Sì, in dai. Se volevi dire. Sì. No, quando è lontano, se possibilmente. Anche da lontano, non dimentichiamo l'importanza delle piccole cose. Da lì dietro? Non lo vedo. Richiedere la mia attenzione. Ma mi segua a partenza. Ma scusa, non gli ho dato. Non gli ho dato abbastanza colpi. Infatti. Ricarica e accovacciati. E vediamo se. Oh. Io pensavo di averlo preso 6 volte in testa. Invece. Ma. Fruga che magari c'è qualcosa. Ripley qui, Waits. La navetta è arrivata e stiamo aspettando te. Saliteci. Ho avuto dei problemi e ci metterò un po' a tornare. Ti aspettiamo. Taylor non può. Salirò sulla prossima. Come vuoi. Ma è pazza? E quindi? Ma perché rimane qui? Quindi dobbiamo riprendere l'ascensore, no? O andare di lì. Qua sotto sai davvero che ti sia diventato verde? Ma perché il droide... come cazzo si chiama è venuto qui? Ah, ok. Hai capito? Però c'è ancora... Ha ucciso... Fa vedere questo? Questo è proprio sbudellato. Si apre. C'è il terminale però. Questa roba non è... Ragazzi, comunque io tendo a specificare una cosa, perché poi me lo chiedete tra i commenti. Non sempre si può sparare, perché un sacco di volte non potevamo sparare, perché voi ci dite spara, spara, ma perché c'era l'alien di mezzo. Quindi sparavate e vi beccavate l'alien. Cioè io vorrei che questo fosse chiaro. E c'è un video dove abbiamo fallito, dove proprio si vede il fatto che noi spariamo. No, oh, salvato. E l'alien dice oh. E l'alien ci piglia e fa puppamelo. Così, capito? Non puoi rifare questa voce del puppamelo che mi è piaciuta. Solo se mi paghi. Ok, questa è quella che ci serve per aprire quella porta là.
alla torcia da taglio. No, torcia a gas. Cioè, praticamente tu schiacci e tira fuori scureggio e manetta. Beh, mi par giusto. Usa torcia a gas. Muovi L per tagliare il pannello. Minchia, ma quanto sei preciso. Cazzo, tu dovevi fare il saldatore. No? Ti sarebbe piaciuto. Un po' ti sarebbe piaciuto. Dipende cosa devi saldare. Dai, spara la tua. Sento che adesso mi dirai qualcosa di bellissimo da saldare. Vabbè, sicuramente non sarà caldo quel coso. Tra l'altro, cat panel in caso di emergenza. Cioè, se... E quindi che cazzo di emergenza è? Tanto due persone ci avranno sta minchia di... Ma... Guarda su. Ah, di no. Si andava giù. Aspetta un attimo, c'è una mappa. Ok, no, voglio sincerarmi che ci sia chiuso e... Fa il sensore, tra l'altro, perché una scena del primo era appunto... Ma comunque il sensore fa un po' di tutto. Ma tu dici che si può andare avanti, no? Devo per forza usare la scala. Mi sa di sì. Minchia, ma che tension, ragazzi. A volte non mi viene neanche da... Allora, una cosa alla volta. Quello per ultimo. No, sentiamo sicuramente il messaggio che sta... Sono Sinclair. Abbiamo bisogno di scorte. Prendete quello che potete. Da chi volete. Ho trovato un'area negli alloggi. Possiamo metterci lì dentro e aspettare i soccorsi. Ho fatto chiudere i condotti e staccare gli ascensori, così saremo inattaccabili. Non c'è spazio per altre persone nel rifugio, ma possiamo crearne un po' per cibo, farmaci, acqua e armi. Se vogliamo sopravvivere a tutto questo, non c'è tempo per la pietà. Giusto. Siga must insist. Io toglierei la purificazione dell'aria, così okay. se arriva il minchia minchia, c'è la nebbiolina, no? Ma poi non... Non vedi un cazzo. Dice. Usare la leva. Usiamola la leva. Out. Questo pezzo, sai che... Ah, ma siamo tornati qua. Sì. Quindi tu adesso devi salvare. Giù, 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 giù. Dove vai? Giù. Bravo. Tieni presente che qui è pieno di robe per... Stai andando, ce ne abbiamo sentito delle voci, sta attenta. Stavo per dire, tieni presente che è pieno di posti dove nascondersi. Quello. Dietro di te puoi salvare. Tra l'altro, ragazzi, per il principio che vi dicevamo prima, tecnicamente tipo, vi potreste girare e trovare un sacco di nemici. Vabbè, comunque i punti salvataggio sono stati sono messi in zone. In zone? In zone tattiche, per cui non esce subito fuori il... Ecco. Intanto chiamiamo questo. Io mi chiuderei dentro lo sgabuzzino qua. Tu dici, intanto che arriva? Sì. Ma questi sono delle persone che stanno arrivando. Avrà trovato un posto migliore da saccheggiare. Ho un modo per uscire da questa merda. Forse, o magari oggi finalmente riusciremo a chiuderci nell'area degli alloggi. Prima sentite dei rumori nel... No, non volevo, raga! Avete sentito? Lol. Devono scappare!
Vabbè, sono troppi, ragazzi. No, sai cos'è? Volevo tirare fuori la pistola per ricaricarla nel caso avessi dovuto, come si dice, sparare. Sparare, solo che tipo col cerchio esci dal... Sei pessimo. Io alla luce di questo vado a prendermi un cioccolatino. Va bene. Posso? Puoi. Dai, vuoi anche tu un cioccolatino? Ma sì, dai. Al cocco ti va bene. Una coppia gay, sembriamo, però vabbè. Vediamo se arriva l'alien più che altro. Adesso ci nascondiamo e vediamo di non fare cazzi, ma però ci baci, perché sennò non schiacciamo cerchio. Ok. La vita in diretta, guarda qui. Scaglie di cocco addirittura. Mamma mia, ragazzi. No, tu non puoi mangiare, però mangiamo una persona alla volta, sennò non riusciamo più a parlare. Perché... Quale altro gameplayer mangia mentre fai gameplay? Nessuno. Comunque sennò... non si sono spaventati. Siamo dei buffoni. Bello cioccolato. Però giù, guarda, anche se sembriamo dei gay, cioè, questa qui te lo passo io perché se... Se no il joystick diventa un cioccolatino. Scommetti che mo' li ammazza tutti. Bene, noi aspettiamo qua un po' che... Andiamo a cercare Sinclair, non dobbiamo dividerci. È più sicuro se siamo di più. Non ne sono nemmeno più così certo. Quella cosa è inarrestabile. Datemi un segnale chiaro e fermerò quello stronzo. Andava fatto. Ma quindi se ne stanno andando? Ma è arrivato il coso? Beh, a questo punto credo che sia arrivato, quindi direi di uscire e andare a prenderlo. Sì, proviamo. Fail. Dai. Prima che succeda qualcosa. Beh, devo dire che siamo stati parecchio manzi a sto giro. Vabbè, a parte... Un applauso per Fibra. A parte la mia... il mio pupusette non voluto. No, dai, c'è stato. Alla fine siamo stati bravini, dai. Bravino, sì. I sensi dell'alieno sono molto sviluppati. Ti individuerà molto più prudente rispetto a umani e cose. La violenza dei comandi umani va contro la programmazione primaria dei sintetici. Ma ciò non vuol dire che gli androidi Z non siano capaci di attaccare. Vabbè, cazzate, eh? Ma quindi ci sono due tipi diversi di androidi? Boh. E io come faccio a riconoscerli? Cioè, quello, l'androide Z ha una Z di Zorro? Ma no, gli androidi Z sono quelli che non sembrano umani, secondo me. Ma dai, comunque già il... Però il fatto che non ci sia l'alieno per il momento... Ma allora stiamo tornando davvero indietro? Non si può usare. Qui non c'era un salvataggio. Qui non ci siamo mai stati però. Dici? No? O forse sì. Qui è verde però, lì è verdone. Ah, lì è salvataggio. Lì è salvone. Che direi di salvine. Ma poi ha fatto qualche cos'altro di eclatante ieri sera a Crozza, che al certo punto... Poi sono dovuto andare via. Siamo nel dipartimento dell'ufficiale. Alla fine delle scale vai a destra, non puoi sbagliare. Niente comitato di benvenuto? Vieni qui e basta, passo e chiudo. Va bene, zio. Cioè, qui... Scritto dispositivo non valido. Questa porta sembra aperta. C'è scritto anche keep out. No, non si può fare un cazzo. L'ha detto a destra, no? Colonial Mar... Marshall, dicevo, Marines, siamo salvi. Invece il... Quindi dobbiamo andare di qua. Ma tu sei sicuro che dobbiamo andare di qua? Stiamo calmi. Beh, questi sono loro. Wade ha un piano.
Un piano? Davvero? I suoi piani del cazzo non hanno funzionato molto finora. Ci hai pensato tu? Hai fatto funzionare le navette? Bel lavoro. Forse qui saremo al sicuro. Per ora almeno. Beh raga, ma quindi qualcuno vuole l'intenzione di parlarmi, dirmi delle cose o... Non so che devi andare avanti. O sono forever alone che tipo arrivo e nessuno mi dà. Dall'altra parte. So che tu hai visto il verde. Come sta Taylor? Stabile. Tornerà in forze molto presto. Samuels è con lei ora. Ok. Sei riuscita a far funzionare la navetta, quindi siamo pari. Pari. Ah, questo è carcerato. Ok, quindi? Salva. Salva il consiglio. Dov'è Riccardo? Prepara la prossima mossa. Senti, ho da fare. Ho Marlowe in cella. Il farabutto. No, perché se il farabutto che? Scatola nera. Dov'è la nave di Marlowe? La Nisidora? È in un'orbita di parcheggio intorno al gigante gassoso. Quel figlio di puttana non vuole darci i codici di comando per avvicinarla qui automaticamente. Magari puoi provare tu a convincere quel bastardo inutile. Va a parlare. Cioè, sesso in cambio di informazioni. Ti prego, posso salvare e uccidere il tipo? Perché? No, vabbè, però niente, ho visto il lanciafiamme là dentro, quindi magari proprio quel lanciafiamme lì. Cioè. Cosa devo fare? Parla con Marlo. E fai, uè, tipo. Uè. Beh. Uè, tu. Ah, ok, adesso. Marlo? Chi mi cerca? Mi chiamo Ripley, sono con la compagnia. E sei qui per quella scatola vuota. Siete proprio astuti, devo dirlo. Sono qui per motivi personali. Mia madre era sul Nostromo quando è sparito 15 anni fa. Davvero? Cazzo. Beh... Cazzo, non abbiamo trovato la sua nave, Ripley. Solo la scatola nera. Ma sono certa che abbiate trovato dell'altro. Che è successo là fuori? Devo andarmene da qui, Ripley. Magari possiamo accordarci. Intanto parla. Voglio sapere tutto. Ma che cazzo succede? Vabbè ragazzi, a me non resta che darvi appuntamento alla prossima, nella speranza che la prossima non sia una cinematica. Ciao belli!